raccomando, sicuri, sicuri. Angelica? Angelica! Certo, Lucio, mia, sei la donna più bella del mondo. Oh, Luciano, sono tanto felice. Ecco, forse ti manca tanto un figlio. Sì, potessimo avere un bambino, però io credo molto nelle acque di Sirmione. Figurati che un'amica di Giovanna, che è stata senza figli 15 anni, è andata a Sirmione e ne ha avuti 3. Con l'acqua! Tu scherzi sempre, lo so che non credi nella proprietà delle acque di Sirmione. Ma non per forza, perché io ho sempre saputo che per avere dei figli bisogna non bere acqua. Non è che si può fare mai un discorso serio, però smettila con queste fusioni che hanno conato, ci sarà qualche cliente che ti vada a preparare. Ciao. Dottore, c'è il signor Lavende, posso farlo entrare? Ah sì, Massimo, sì. Prego, signor Lavende, si accomodi. Caro il mio Massimo, e allora come va? Niente. Hai detto la medicina che ti ho dato ieri? Pensavo prima di andare a letto. E non hai dormito? Assolutamente no. E pensate che un sonnifero che farebbe dormire un elefante. Che? Un elefante? Sì, non preoccuparti, è una nuova medicina che sto sperimentando su di te. Su di me? E voi sperimentate la medicina sui vostri malati? E dove sperimentate sui sani? Dove dovreste sperimentare su di voi? Troppo pericolosa, amico mio. Vabbè, intanto stasera la tocchi alla dose. E poi non ti preoccupare se ci rimetti la pelle. Tant'anno poi ti sarà riconosciuto il merito di avere servito la scienza. Ah, e devo morire per la scienza? Va benissimo! Scusate. Dottore. Hanno telefonato per ricordarle che fai forse. Ah sì, mi ero dimenticato. Massimo, scusa, vado e torno. Tu intanto non annoiarti. Chiamo mia moglie che ti terrà compagnia. Angelica! Vado da un mio collega che sta sperimentando una nuova medicina su una vecchia malattia e chiama tutti gli amici per verificarne gli effetti. Massimo, io per la strada e ritorno. Ci vediamo, Massimo, Ci vediamo. Mamma, sperami. Mamma. Dimmi, amore mio. Sì. Ah, è lei, signor Lavè? Buongiorno Angelica. Buongiorno, mi ha chiamato mio marito, sapete dove? È andato a uccidere una vecchia marchesa. Angelica, finalmente sono. Mi consenta di dirle quello che ho sempre avuto qua dentro il cuore. Angelica, io no, all'avio. Ma che frasi, anzi lo si rende ridicolo. Ma lo sai, per amor suo io rischio la vita tutti i giorni. Tutti i giorni. Lei rischia la vita per me? Sì. Mi faccio curare da tutto questo una malattia che non ho. Quanto me dici? Quanto me vedi? Ma io per adesso non sono morto, lo sai perché? Perché non li prendo! Angelica, io l'amo, Angelica! Ma io no! Oggi mi prendo domani, domani! Io non l'amo oggi, non l'amerò domani, non l'amerò mai! Ah. L'amerò solo ed esclusivamente mio marito! Ah, poi dite, tutte le donne sposate in quel uomo fa la corte attraversano tre fasi! Sì! La prima forse, la signora si irrita, si indigna e dice cose che non sono vere. Questa è la sua fase attuale. La seconda fase, l'amore della signora si compone di questo amore grande. È sincero. La terza, la signora si arrende e si pente di non essersi arresa prima. Ma subito, Angelica, si arrende subito, così risparmiamo commozioni e perdite di vita. Come io sono nella prima fase e intendo rimanerci, la salute vado a fare le battute. E dove va? Vado con mio marito Luciano a Sirmione a bere un po' d'acqua. Mia parola, mia. Ovviamente, la saluto, signor Lavende. A Sirmione da già. Cosa sono queste acque? Che servono? Forse l'infermiere sa far un po'. Senti, sì, io dico a lui. Antonio! Antonio! Ehi! Desidera, signor Valente?
Da quanto tempo è con dottor Frontini? Oh, da quando il dottore esercita. Allora di medicina qualcosa se ne intende? Certo, certo. A tempo perso ho letto quasi tutti i libri del dottore. Ah sì? Guardi, sì. Guardi, qua c'è un bel cinquantone. Ecco qua. Ma che bisogno? Scusi signor Laverde, non 50, ma 80. Io per il mio consulto prendo esattamente. Intanto si accomodi. E non per vantarmi, ma ho salvato la vita a tanti malati che il dottore curava in maniera scriteriata. Mi scusi, ma qual è il suo problema? Io mica ho bisogno di una visita. Io ho bisogno di un consiglio, di un'informazione migliore ancora. Conosce le acque di Simeone? Certo, sono acque toniche, sodiche, iodiche, leggermente, naturalmente gasate. E che malattie curano? Oh, si ottengono ottimi risultati. Nelle gastriti, nelle artrite, nelle venite e soprattutto nella serenità. Mi scusi, come vedi? Prego, prego. Ma dove va lei? Aspetti un momento, non vede che c'è gente? Io e se l'americano non so aspettare! Il dottor Frontino c'è, è uscito. Anzi, guarda, le do un consiglio. Fate con lui, le costa il 50%. Ascolta il mio consiglio. Ma gli va bene? Forse io dico di no. Facciamo come credete. Anto, io me ne vado. Forse intendevo dare un momento di permesso. E Camille! Come? Ah, non capire, gli ho detto venire qua! Eccolo, nel centro d'ombre. Mi dispiace, signore, ma io non ho il fesso. Ah, Jonathan Brandus, niente adesso! Jonathan Brandus ha più soldi in tasca e poi tutta la vostra testa è forse tutti i vostri parenti! Ma che è miliardario? No, è miliardario in mezzo! Oh, santa madonna, ho un piede miliardario. Venga qua, se chieda. Si accomodi, venga. Non abbia paura, la devo visitare, ha pagato. Ma ditemi, ma in quale parte del corpo siete malati? Ma in quale parte del corpo? Io non sono malato del corpo, ma sono malato in onore! Come, come? Adesso vuol dire a me alcune informazioni. Dottore Frontini ha una moglie da 5 anni. E è bella? Oh, bella, sì. Bello, bello, bello. E anche giovane, anche io. E molto, molto bella? Come va bene? Ah, bella, è l'anno Venus! Va bene, adesso vado, tornerò quando il dottore sarà. Se vuole può attendere, il dottore lo dovrebbe passare. Ah, penso non lo so aspettare, business, business! È proprio vero, il mondo è pieno di dipistrani. Questo però è strano e miliardario. Buongiorno, dottore Frontini? Dottor Frontini non c'è, è uscito per un consulto. Ah, come uscito? Allora appuntamento con lei. Io sono il governatore Mario Cazzetta. Se vuole può aspettarmi in sala da te. Ah, è allora che aspetto davanti al portone. Oh, ecco il dottore. Ma il signor Laverde se n'è andato? Sì, dottore, il signor Laverde è andato via. Il signore è il colonnello Cazzetta. Ah, sì. Mi ha appena detto che ha un appuntamento con lei. Sì, me ne ero scordato. E mi deve scusare per il ritardo, ma sono stato trattenuto al capezzale di una vecchia marchesa. Incredibile! Forse. E dite a voi che somigliate! Con chi? Con la vecchia marchesa? Ma che dite la vecchia marchesa? Con vostro zio, il comandante Frontini! Ah, lei ha conosciuto il mio zio? Sì, siamo stati in accademia insieme! Permette? Mario Cazzetta, comandante degli Alpini! Frontini, dottore, Frontini! L'ultima volta che ho visto suo zio mi disse: caro Cazzetta, se un giorno la tua vecchia cartassa si dovesse arrugginire e ha bisogno di manutenzione, ho
vai a trovare mio nipote, il dottore Luciano Frontini. Dottore, eccolo qua, io sono qua. Il mio caro vecchio zio. Sì. Vabbè, caro colonnello, ritengo che la sua carcassa si sia un po' arrugginita. Ma che dico, mi scusi. Prego, prego, si sieda. Dottore, ma suo zio non glielo ha detto mai che noi non ci sediamo? In che senso, scusi? Noi non ci sediamo mai, dottore, ma ci sdraiamo spesso. Capisce, dottore? Veramente no. Sdraiare, dottore. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire, purtroppo non sono più un bando combattente di una volta, caro dottore. Sarebbe a dire? Prima tutto ciò che respirava, io lo passavo in rassegna, tutto capisce, dottore, ma tutto cosa? Donne, domando, donna! I miei convenitori, per riscaldarsi, bevevano 3 grappa di bicchiere al giorno. Io invece 3 bambini al giorno, dottore. Tutti i giorni tranne la domenica e le feste comandate. La domenica e le feste comandate è riposo, ma No, dottore! La domenica e le feste comandate è doppio! Però! Però! Ora non so più che cosa mi stia succedendo! Perché il dottore al primo assalto passo di carica! Al secondo assalto passo normale! Dottore! Al terzo assalto la guarnigione mi sia ormai una lavandiera, caro dottore. Caro colonnello, purtroppo la guarnigione non è eterna. Si sieda. Devo fare questo sforzo a sedermi, dottore. Siena, non faccio il capriccioso. Allora mi scusi. Le medaglie. Buono. Dottore, partiamoci bene io. Ma per lei sono un uomo finito? Ma quando mai? È che la guarnizione ha bisogno di riposo. Quanti anni di servizio c'ha sta guarnizione? 55, dottore. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Ah, complimenti davvero. E caro dottore? Vediamo, caro colonnello, mettiamo un braccio qua, lasci stare che... Vabbè, guardi che io ho sempre la pressione alta, come dite che ho avuto. È grave, dottore? No! Colonnello, lei ha bisogno solo di un periodo di riposo che lo tenga lontano dalle tentazioni. Basta, si faccia un viaggio, una bella cura. E lei, dottore, allora dove mi consiglia di andare? Visto che io direi Monte Cattisa, una stazione termale con acque rinfrescanti, rigeneranti e rinforzanti che fanno proprio al suo caso. Bene, sarà fatto. Però sto pensando che il 2 giugno è la festa nazionale. Sì. Potrei portare con me la nonna, dottore. E non colonnello, abbiamo detto niente festeggiamenti. Scusi, dottore, devo passare alla festa nazionale da solo. Colonnello, la guarnigione ha bisogno di riposo. Se vuole, porti con sé un parente. Giusto. Maschio però. Dottore, io di parenti non ho nessuno. Ma se le devo dire, dottore, che io ho una figlia che non ho mai visto e mai conosciuto. Tanto tempo fa conobbi una bella signora, bella signora, che cantava in un teatro, di nome si chiamava Zezé. Dottore, i suoi occhi belli vi hanno fatto innamorare. E cantava bene. Ma per cantare no, cantava male. Ma per suonare era una meraviglia, dottore, una meraviglia. E già sembra. Purtroppo, dopo 3 mesi di furibonda passione, dovetti partire per una missione speciale. Durante quella missione mi arriva un telegramma dove mi dice: ci vuole vino, tu sei il padre di una bambina. Che emozione, dottore, che emozione. Purtroppo da quella missione ritornai dopo 10 anni. Il mio primo pensiero è andare a trovare sia Zezé che mia figlia.
non avendo più da capo andai in quel teatrino dove l'avevo lasciato, ma quel teatrino non c'era più. Avevo costruito un centro commerciale e quindi ho perso i contatti sia con le sé e con le sé. Che bella storia, dottore. Dottore. Ah, dottore. Dottore. C'è il dottor Farina. Ah, sì. Il dottore che ha tanti clienti, gli sto facendo una testa di chiacchiera che a lei sicuramente non servirà. Ma, dottore, ora lei mi dice di andare a Montecatini. Montecatini. Mi dica, dottore, il suo disturbo. Ma quale disturbo? Un vecchio compagno d'armi di mio zio fa una bella stretta di mano e mi raccomando, teniamo a riposo la guarnigione, eh? Dottore, ma non è possibile! Ringrazio, dottore, mi aiuti, per favore. E me vai, dottore. Dottore, e allora, è stato un piacere conoscerla. Però le voglio dire, mi saluti suo zio, eh? Sì, poi lo saluterà lei perché mio zio va su poi quando ci arriva. Ancora il locale, cioè, Luciano, non c'è pronto. Perché? Come? Abbiamo una cosa. Ah sì, me l'ero dimenticato. Marina, dobbiamo rimandare. No, è impossibile, è già tutto pronto. E poi no, Luciano, devo andare a Montecatini per partire per la mia, che c'è un consulto. E io devo andare a Simeone, ho promesso a mia moglie che oggi pomeriggio l'accompagno. No, che cosa c'è da fare, Simeone? Se c'è noia da morire. Lasciami stare. Angelica si è convinta, si è fissata con quelle acque di Sirmione che sono miracolose per lei. È convinta che bevendo quell'acqua si rimanga incinta. Vuol dire che per una volta cenerete senza di me. No, assolutamente. Che festeggiato sei tu. Io? Perché? Sì, perché tu sei un amico più fedele che siamo comparso sulla faccia della terra. E purtroppo questa sera devo pagare io, mio caro. Ho perso la scommessa. E che scommessa tu? Scommessa? Ho scommesso con gli amici che sei riuscito a costringere te, ma che tu vedete, unico esemplare di me, a proprio nome. Così come si fa, in occasione della nostra sola pagina, caro Luciano, ho sciolto nel tuo bicchiere di spumante una pillola d'erba. Purtroppo, senza alcun risultato. Scusa, ma per capire, ma che cos'è sta pillola d'erba? Cos'è la pillola d'erba? Caro mio, è un uomo ritrovato nel palco presente, amico dottore Farina, non tra i uomini sessualmente sfiduciati. La pillola d'erba è per voi, perché? Noi sono delle rute e fanno che non volerà nemmeno e l'amore esploderà nei vostri cuori. Oddio, che cos'era? Caro Luciano, a quel punto sei diventato rosso in faccia, ci hai piantato un previsto o un lato di andare a distare certamente. Ok, ho pensato. E fatto. Ora questo esce e si mette a seguire la più bella più cosa. Invece niente, hai preso un taxi e sei filato diritto a casa fra le braccia di tua moglie, eh? Grazie, ma scalzo! Ma quale moglie è moglie? Quale moglie è moglie? La scommessa l'hai vinta tu! Vinta io perché? Perché io sono tornato a casa! Ho trovato una telefonata al Grand Hotel per una signora americana che stava male. E che potevo fare? Dov'era innanzitutto? Uscito di nuovo mentre il sangue mi ribolliva nelle vene e giunto all'albergo trovo l'americana distesa sul letto. Ma perché non la volevo trovare? E io? E tu? E io non so quello che è successo. Io so solo che dopo un quarto d'ora l'americana diceva: ah? Questo sì che è un medico che sa come curare le donne. Questo è vero! Questo è proprio vero! Ho vinto la scommessa! Sì! Devi avere sulla coscienza e ti mostro di avermi fatto tradire mia moglie! Ma dai, per una volta! Una volta, io avevo giurato di non tradirla mai! Guarda tu e quella tua maledetta pillola, non so cosa mi trattiene! Ingrato! Allora se io voglio entrare, che vado a per...
non mi toccare! Prendo l'istante, il dottore impegnato. Prego. Questo nome non è nuovo. L'americano! È il marito dell'americano! Questo è tutto! Un medico, non ricevo una persona. Bravo, io intanto sai che faccio? Vado là nella sala d'attesa, poi mi racconti. Va bene. Ciao Luciano. Ciao. Voi siete il dottor Luciano Fucchini? Io? No, cioè sì. Già non abbiamo visto del video perché? In cosa posso esservi utile? Appuntatevi. Vecchio, qual è il vostro disturbo? Adesso io direi il mio disturbo. Io ordino il dottor di aprire alle ore 45 di sera. Ordine di mio dottore, chiamato fuori per visitare il signor Abbey, che sono mio consorte. Sì, sì, ricordo. Immagino siete qui per regolare. Certo, sono qui per regolare. Onora! Beh, non c'era bisogno che vi disturbavate, ma una volta che siete così gentilmente disturbati va a 160. Cosa? Io avevo bisogno di pagare 160 bigliettoni per essere tornato? Sì, ecco, ma voi, come dire voi, ecco, voi mi avete fatto becco! Ma mi stai becco, io non capisco di cosa state parlando. È inutile che intanto di mentire. Cameriera di mia signora pagata per somigliare a lei ha visto tutto dal buco della sera. Ah, quindi la cameriera ha visto tutto. È inutile che continuate a mentire. Io adesso pagare a voi 160 bigliettoni e pagare visita. E poi pagare per soldi di mia consorte. Ma Mr. Bexton mi ascolti. Io sono innocente. È stato tutto colpa di quella maledetta pillola. Come? Pillola? Che pillola? Aspirina? Parafù? Parafù? Aspirina? Una pillola d'Ercole. Una pillola che quando la pigliate mi fa ribollire il sangue nel vene, lei mi capisce. E io capiscerei tutto. Se è vero questa scusa non è da voi. Io appunto sono il corrotto di manco. Adesso le dirò a voi cosa fare quando mi succede questo. Scusate un attimo. Devi vedere se per caso è il contatto di tutti i microfoni che si sentono male. Scusate, ma cosa ci vuole tu? È quello di... Scusate. Questa è la diretta. Cosa sente? È la diretta. Quello della diretta. Accendetesi, accendetesi. Adesso si deve sentire. Va bene. Prendi, prendi. È la persona di Mario Montano. Scusate. Lo facciamo noi. Prendi. Allora, io capisco tutto. Ecco, questa scusa non è da voi. E adesso dirò a voi cosa mi succede. Cioè, dirò a voi cosa, quando mi succede questo. Scusate, quando mi succede? Ma perché non è la prima volta? Jonathan Brecht se mi apparo più con lui negli Stati Uniti. Vecchio! Ma non fate che figlio la torna con spirito! Adesso vuoi fare così! Vuoi quando voluto me, io fare con voi! Cosa? Sarà messicano puntino! Come voi avete visitato mia moglie, io visitare vostra moglie! Ma io non sono assolutamente d'accordo! Ah sì? Allora io mi devo uccidere! No, no, calma, calma! Scegli, o becco o morto! Mr. Preston! Fatemi capire, ma se per lei non è la prima volta! Una volta in me! Una volta in me! Ma cosa cambia per me? No, no, io sono del Texas! E non del Texas devo vendicare il mio onore! Noi in America diciamo anche per altro!
Presidente, qua non siamo in America, qua siamo in Europa. Sì, ma il fatto è successo su mio moglie, quindi territorio americano. Vabbè, vuole soddisfazione. Vuole un duello? E duello! Io non rischio perdere. Io sono sicuro, io sono anche molto furbo. E adesso, dare un po' di tempo, io fra 6 giorni tornerò negli Stati Uniti e se fra 5 giorni non arrivate voi con nudo, io mi uccido. Il Bible Clock. Cosa? E sono le 5, io alle 6 tornare per incontrare il nostro signor Frontini. Vai, vai, dice mi spisti. Se pensa che gli presenti mia moglie sta fresco. Attenzione qui! E detta che i bagati sono davanti questa volta a fare guardia! Ho detto, ho detto, vai vai vai! Farina, tutta colpa di farina! E davanti, prendi! Eccomi qua! Io che ho! Stai tranquillo, non ti ucciderà! Non mi ucciderà, allora diventerò cornuto. Certo, diventerai cornuto, ma stai fresco però. Che cosa vuoi che ti dica? Non mi uccideremo di astuzia. La vecchia Europa resterà la mia. Ma se non ammetto detective dappertutto per spiarmi. Bene, non ti preoccupare. Per una cosa dobbiamo mettere in salvo tua moglie. Chiaro? E quindi Astignone ci andrà da sola. E figurati che America vorrà. A me deve aspettare. Ciao, ciao. Ecco, sta arrivando. Senti un po', Luciano. Ci penso io. Tu devi solo assecondarmi per il resto. C'era più che ho successo. Scusate, forse disturbo. No, assolutamente. Tutta l'altro, signora mia. La terra è sempre un piacere. E anzi, colgo l'occasione, signora Angelica, per augurarle un buon viaggio e buona cura con l'esito desiderato. Ah, Luciano mi ha detto? Sì, Luciano mi ha detto. Mi ha accennato. Mi ha detto del suo desiderio e... signora, è sicuramente il vostro gusto, mi creda. Ah, se tutte le donne senza bambini andassero a Simeone. Hai visto? E tu che non ci volevi credere? Non fa il dottore Farina che gloria mi sta dando in questo momento? E se tua moglie è a Simeone, tu Luciano verrai con me a Monte Catini. Ma no, Farina, lei lo sa, Luciano viene con me a Simeone, noi non ci lasciamo mai. Siamo insieme. Scusate, se volete che la cura abbia successo, i 20 giorni della durata devono essere di assoluta silenzio. Va bene, vuol dire che per 21 giorni sono buone e buone per Luciano. No, cose che si dicono, signora, non è così. Che con la vicinanza cominciano le carezze, cominciano gli abbracci, e cominciano i baci, poi il sangue comincia a ribollire e si va dove si va a dire. Le statistiche purtroppo parlano chiaro. Vero, Luciano, tu ne sei qualcosa? Su 1000 donne, cara signora Angelica, andate a Simeone, quelle che sono andate col marito non hanno purtroppo ottenuto alcun risultato. Mentre quelle che sono andate da sole, tutte, signora Angelica, tutte, dico tutte, sono ritornate in stato interessanti. Mentre lei andrà a Simeone, ma non verrà con me a Monte Catini. Ma che va a portare lontano da Luciano? No, signora mia, non faccia la piccina. 21 giorni passano presto. Va bene, però non lasci solo a Monte Catini, mi raccomando. Non si preoccupo. Andrò pure di lui come se fosse sua madre. Luciano, è la prima volta che ci lasciamo. Non è per avere un bambino. Sì, è proprio meno. Che i figli cominciano a dar pensiero ancora prima di essere concepiti. Però che fa vado? Devo andare? Sì, andare, dai, ma io veramente non vorrei andare da sola, io veramente non ci voglio andare. Beh, signora Angelica, tutto no, signora Angelica. Mi raccomando. Tranquilla, signora. Vado? Vado, ok. Vai. Visto? È andata. E basta!
Dio! E ora non ci avrei mai creduto. Luciano, va bene, ora io vado a cercarti una moglie per cinque giorni. Come una moglie? Certo, una moglie credibile, veloce, facile. Luciano, ascoltami, parte con te per Monte Catini, i detetti ti seguono e telefonano all'americano e lui subito ti raggiunge. Che lui a volte quella che crede che sia tua moglie è giusto. Caro Farina, è un piano perfetto, ti manca un dettaglio. Io dovrei stare in una camera da albergo con una donna che non è mia moglie. Mai sì. Senti qua Luciano, o becco o morto, se preferisci farti a me sorre, fai pure. Ok, ciao, bye bye. Non mi abbandonare. Ma se ne hai la migliore della mia, buttala fuori. Non ce l'ho. Allora bene, tu ora rimani qua a ricevere i clienti e io vado a cercarti una moglie. Senti un po' Luciano, ti ricordo che la vecchia Europa verserà la mia. Ciao mio caro, ancora la saluto, arrivederla. Dottore, ci sono due signore, posso farle entrare? Sì, dottore, farle entrare, farle uscire, fa quello che ti pare, tanto peggio di come stiamo. Ora ti faccio entrare. Ho capito, ti faccio entrare, va. Accomodatevi, signore. Dottore, finalmente! Vieni, ho detto! E sono una madre! Dottore, io sono una signora piccola, vedova piccosa, ah, ricorda? Sì, io mi ricordo vagamente. Questo è mio figlio Beth. Ah. Mia figlia, dottore, studia probabilmente al conservatorio. Ah, studia musica? No, dottore, canto, opera lirica. Sapesse i sacrifici che ho fatto per farlo studiare, tutti i soldi accumulati nella mia lunga carriera li ho spesi per lei, e perché cantavo anch'io, sa, dottore, sono stata io a lanciare questa già in mio pompon. Signora, non è il caso, non caso. Ma che cazzo, dottore, il mio pompon? Lo facciamo un po', è il titolo della canzone. Ah, però io sono io, stasera così bravi. Vuoi assaggiare il mio pompon? Quanto è dolce, quanto è buono. Ah, dottore, che è successo? Che è successo, guardi? Ma insomma, ormai parliamo di mia figlia, dottore. Ecco, che forse è meglio. E allora, signorina, cosa le succede? Dottor Frondini, io ho perso un difetto. Non di petto. Ecco che usciva così facile, facile, dottore. E come no? È la perfezione dello spavento, sa? Allora si tratta di una situazione nervosa temporanea dovuta a uno stress emotivo. No, dottore, si è fatta sorprendere a letto con un terrorino da 4 soldi dal signor, non dico il nome per non fare pubblicità, un signore molto per bene, sa, membro onorario della Confindustria e di tante altre cose. Mi diceva sempre: signora Picco, se sua figlia mi sarà fedele, il suo avvenire è assicurato. E invece questa scema, dottore. Ah, si calmi signora, si calmi, vedrà che il membro onorario di cui parla lei la perdonerà. Non credo, dottore, l'ha già perdonata 3 volte. 3 volte, dottore. Però adesso il signor, non dico il nome per non fare pubblicità, mi ha detto: signora Picco, credo che sua figlia abusi della mia magnanimità. Sinceramente pare pure a me. Mamma, non è colpa mia. Lo sai che io non so restare fedele? Se qualcuno mi piace, è più forte di me. Sono fatta così. Signorina, lei è fatta benissimo. Ma quella che non sa essere fedele è quella che ci vuole per me. Figlia mia, se continuerai così finirai col fare la portinaia come tua zia Pinotite. E allora, dottore, cosa possiamo fare? Signora, io sono sicuro che ritroveremo un tonipetto. Si tratta di una situazione nervosa temporanea. Ma cosa possiamo fare, Michela? Io direi che qua bisogna rinforzare il fisico e vedrà che i nervi si calmeranno. E ritengo che la stazione termale di Monte Catini faccia proprio il nostro caso. E per una pronta guarigione
consiglio una partenza immediata. Ma come si fa? Il signore di cui non posso dire il nome per non fare pubblicità ci ha lasciate senza il becco di un quattrino. Ah, questo non è un problema, sapete perché? Perché anch'io oggi ho fatto per pubblicatini e col permesso della signora potrei portare con me la signorina. Tengo a precisare che questa non è una proposta di generosità ma di puro interesse scientifico, perché essendo il caso molto interessante ne consegue che un'attenta e costante osservazione del fenomeno è fondamentale per la scienza medica. Però c'è una condizione. Ma che diavolo, dottore? La signorina davanti a tutti dovrà passare per mia moglie. Davvero, mi sembra giusto e conveniente. Vedo qua che la mia fifina le farà onore, vero detto? Certo, mamma. Certo. Dottore, posso portare anche mamma? No. Ma grazie, dottore, grazie. Ma visto che siamo d'accordo, io direi di partire dopo cena. Ci vediamo verso le 11. Care le mie signore, ecco qua un po' di soldi per le prime spese. Se permette, dottore, li prendo io. Ma mi conosco bene, guardi. Poi sarò io che dovrò ringraziare. Vero, andiamo, abbiamo tutto il tempo di fare le valigie, vero? Andiamo. Allora, ci vediamo alle 11, Maritino. No, qui io c'è libera. Me lo dirà Montecatini. Ma figlia, te lo sei scordato, devi stare attenta, figlia mia. Dottore, ci vediamo alle 11. D'accordo, la saluto, dottore. Ero vicino a una farmacia, mi sono fermato, frenato. Il farmacista sai cosa mi ha detto? Ah, mi ha detto io che devo bere con l'acqua di Sirmione. Massimo! Ottimo consiglio! Sì. Sul serio? Sì, caro. Tu devi andare a Sirmione a curarti. Sì. E mentre sei a Sirmione che ti curi, dai un'occhiata a mia moglie. A tua moglie? Eh sì, sarebbe troppo lungo da spiegarmi, io devo andare a pubblicare. Beh, che peccato! Ma allora, scusa, se io ho capito bene, tua moglie è a Sirmione da solo. Eh sì, caro, è per questo che ti sto chiedendo di stargli un po' appresso. Lucia! Stai da qui! Non lo faccio tu, non farò. Se dovesse venire ad Angelica la fantasia di venirmi a trovare, Massimo, avvisami, eh? Ma c'è qualche diritto? Non c'è niente, io parto per lavoro, puro e semplice lavoro. Capisco, conta pure su di me. Massimo, finalmente te lo posso dire, non sai il piacere che mi fai. E tu non sai il piacere che mi dai. Cioè, volevo dire che io non piacere di fatto un vado a preparare la valigia. Ci vediamo, ci vediamo, arrivederci. E anche questo è sistemato, appena arriva Marina gli dirò subito che ho già trovato voce e così siamo a posto. Eccomi qua, eccole qua, dottore Frontini. Caro dottor Farina, le comunico ufficialmente che ho già trovato Farina. Vieni avanti, passerò. E si doveva piazzettando con una moglie credibile, veloce, una delle mie amiche prima. Dove? Dove è il dottore? Piacere, signoria Gazzè. Marina, ma io veramente ma veramente non certo, tu mi dai un bel 5.000 e per il resto ci pensa lei, liscio come l'olio. Marina, ma io l'ho già trovato la moglie. Come?
faccio in quattro per trovarti una moglie e tu invece che mi combini, ma sei proprio un giù. Signorina, scusatemi, veramente... Veramente, veramente niente. Mi è stato promesso viaggio, soggiorno a Montecatini, più 5.000. E a questo io non ci rinuncio. E sai perché? Lo sai perché? Perché se la cosa va a monte, io vado in depressione. Mentre sono depressa, parlo, parlo, mi separo. Sai che giardino all'orecchio della signora? No, 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 calma, calma. Marina, ma io ora come facciamo? Non è che posso dire adesso di torno a noi. Senti, ma se a questa gli dessimo un bel mille per il disturbo? Non mi sentita, non accetta, vuole un 5.000 e andare a Montecatini, Luciano! Dottore, ma chi posso? Solo dimmi soltanto una sola cosa. Se io promettessi di mantenere i miei slogan patriottici, lei mi permette che io porti con me una donna? Solo per sempre mia compagnia, se intende, dottore. Almeno io non è che glielo permetto, io glielo ordino. E ho previsto, dottore. È che, dottore, io quando me ne sono andato di qua, ho incontrato una bella signora, bella, formosa. E una signora con i capelli lunghi. E una donna, bella, bruna. Bella. Colonnello, io le posso consentire una bionda. E non è un problema, Marina, è vero? Certo, caro signor Colonnello, le presento Sidonia Gazzè, una bella bionda che certamente non influirà sulla sua cura. Prego senza parole, dottore. Di parole non c'è bisogno perché per la signorina sono 5.000 più di parolaggio. Ancora senza parole. La medicina, caro dottor, caro Colonnello Cazzetta, ha fatto grandi progressi. E purtroppo ha i suoi costi, mio caro. Va bene. Colonnello Mario Cazzetta. Hai ragione.
venga, mia moglie è a Montecatini, capito Francesca? A Silvione, scusi, a Silvione, è a Montecatini con me, alla camera 19. Oddio che confusione! Sì, sono io, alla camera 19. Sì. Francesca, lo dovrebbe sapere lei. Oggi stamattina ci sono davvero. La privacy, signore. Farina, la privacy. Sai com'è? Francesco caro, la privacy. La privacy. Immaginata deve arrivare un americano. Il signor Jonathan Preston. È lui. Francesca, non dimentichi che mia moglie è qua, a Montecatini. Sì, signore, alla camera 19. Bene, grazie. Signora, mi sta portando un patrimonio. Se non ci fossi stato, lui lo portava, mio caro, ti saresti tradito alla grande. Hai ragione, ma non faccio che pensare a mia moglie. La coscienza non mi lascia tranquillo, purtroppo. Non cominciare adesso, ma tu non hai visto che tanti troverati. Tu sei venuto qui a divertirti con una donna? Ma non ti importa se non ti senti. Tu sei venuto qui a divertirti con una donna? No, sei venuto qui per un tuo nobile scopo. Diventare un becco. Penso che tra 48 ore sarà lontano da Montecatini e lontano peraltro dalla tua adorabile e da tua madre. Guarda che colpa tua, io te l'avevo trovato una moglie senza colpa. Oh, e mi chiama pure genero mio. E ieri sera? E ieri sera che? Figurati. Mentre la mamma che cenavamo, non si è messa a cantare Guarzaggia il mio fuoco! Non mi dico che tocchi salati, mi tocca pagare! La suocera del dottore prega il dottore di pagare questo punto. Ancora! 180! La detergente! Te ne posso dare? Ma cosa che fa mangia? No? Che ne so, che ne so! Senti, hai qualcosa di soldi? Ah, Luciano mio, Luciano mio! Entro qua e sono 200, Luciano! Francesca, venga, venga anche questo! Grazie! Come siamo generosi! A proposito, ti ricordo che ne dovevi altre 300. Non ti devo un bel niente, perché la colpa di tutto sto maricona è la tua maledetta pillola. E quindi è anche giusto che anche tu partecipi alle spese, caro. Sì. Genero mio! Eccola! Senti, fammi una cortesia. No, soldi, mi dispiace, già non più. Non si tratta di soldi, liberami per un po' di questa specie di suocera. E dove vuoi la porta? Fatelo dove ti pare, basta che vivi, ti aveva tutto il giorno tra i piedi. Colpa tua, io te l'avevo detto, avevo trovato una moglie senza mamma. Questo me lo dici a te. Vediamo. Genio mio! Che eleganza la nostra signora Bicò! Grazie dottore! Che perfettura che indossate! Grazie molto, signora Bicò! Questo vestito mi ringiovanisce di almeno 50 anni! Guardi che io di anni ne ho appena 48, caro dottore Farina! È così giovanile da farlo apparire come neppure nata! Va bene, buongiorno mamma! Signori, ciao Fittina, buongiorno. Signorino Detto, mio marito. Dottor Frontini. No, dottor Frontini, ma è vino tuo. Scusa, figlia mia, c'è il vento, che non ho vento. Allora, buongiorno. Ha dormito bene la mia colombella? Io bene, tu piccioncino. Come io? Sono contenta per te, piccioncino. Due piccioncini innamorati. Odette, perdonami. Pillo della schiena, mi aiuti per favore a togliere. Certo, mamma. Grazie. Com'è andata questa notte? Hai venuto in camera tua? Ma che, pensa che abbiamo le camere comunicanti? Io ho lasciato la porta socchiusa. Per l'uomo è un pezzo di legno. Sembra anche a me. Ma tu prova a lasciarmi da sola con
anni. Ci penso io, non so se tardi, non posso farci. Dottore Farina, che sta bello questa mattina? Che dice se andiamo a fare una passeggiata tra i due? Io penso che sia una buona idea, dottore. Sì, penso che sia una buona idea. Mamma, stai attenta a non cadere come fai sempre. Ma se dovessi cadere, chi sarà il dottore Farina? Ma sorreggermi, vero dottore? Dottor Farina, mi ha confessato che è innamorato pazzo di lei! Oh mio Dio! Dio, dottore Farina, allora si va! Allora si va, bella signora! Andiamo, dottore Farina, vuoi assaggiare il mio pompon? Ce l'avrò il dottor Franchini, anzi no, volevo dire, ma il mio ancora non ti ho ringraziato di avermi portata qui a Montecatini per farmi ritrovare il 12. Ma è un interesse scientifico, è chiaro. Sono un interesse scientifico? Vuole dire che non le piaccio? Ma chi c'entra? Il fatto è che il suo è un caso molto singolare e voglio sentire personalmente tutte le fasi della cura. Tuttavia, e sempre per la scienza, se qualcuno tentasse di corteggiarla, magari che so, un americano ricco di Filadelfia, ehi, a secondi si lascia andare, anzi, lo incoraggi? Ah, dunque, così? Sì. E se lo guardassi negli occhi? Io sono un uomo di scienza. Un uomo di scienza, un uomo di scienza! Ma lei è un uomo di scienza con tutte le donne! Con tutte! Va bene, andrò a consolarmi con l'acqua di Montecatini. Prego, signore, accomodatevi. Ah, che sono stanca! Vieni, stanca. Vieni, mia cara, vieni, mia cara, vieni! Là, mettiti in mano di mano, là! Per favore, ah! La signora alla camera 19. Ah, bene, bene. E dimmi, la vostra camera è pronta? Sì, signore. Non avere premura, Mario, non avere premura. Dite premura di prego. La sua camera è al secondo piano. La camera numero 31. Ottimo panorama. Bene, due lettini. Due lettini? Due lettini a me, come bella cazzetta. Non sia mai due lettini! Ottimo! No, perfetto! Perfetto! No! È letto unico e che non sia troppo largo! Capito? Allora, la camera 33, letto matrimoniale. E sono rovinata! Però, senza paura! Oggi no, come meglio! È un panorama ci pensa a Sidonia! È bella di cara! Forza! La guarnigione non riposa proprio. Caro dottore, la guarnigione tirerà in casa a polvere. E poi quel che sarà sarà. Dottore, penso che la scienza non sia d'accordo, la scienza medica. Ma assolutamente no, infatti io declino ogni responsabilità. Ma dottore, io mi assumo tutte le responsabilità del mio comportamento. Veramente le responsabilità del tuo comportamento me le devo assumere solo io. Colonnello, stando così le cose, il suo soggiorno a Montecatini è inutile. Ma caro dottore, ma io qui non solo è venuto per me, ma io sono venuto per lei. Ma guarda, questa signora già è giù di pressione. Dottore, è passato soltanto una notte nel vagoneretto e vedrà in che stato si è ridotta. Ma io ne approfitto della sua presenza, dottore, ma mi dica, questa donna che cosa avrà? Ma è chiaro, è lampante, evidentemente non regge la guarnigione. Ah, c'è vero. La viabilità non è per tutti alla loro. La stanza è pronta. Ah, sì. Cara signora, la stanza è pronta, andiamo. Fammi dormire un altro poco. Ah, vuoi dormire nella stanza forse? Dai, vieni. Signora,
Sidone. Andiamo. Dai Francesca, Francesca dammi aiuto a portare Sidone. Leggimi. Oh, che signorina Francesca, per favore, un ricostituente. Un pochino di zabaglione. Signorina Francesca, che non meno di zucchero. Ci penso. Francesca, grazie. Questa è la sua mancia. Tanto zabaglione, mi raccomando. Sta arrivando l'americano! Ehi, il professor Brezzo! Io ho già notato sotto il primo tempo. Ah, sì, sì. Dai. Una parola. Sta alloggiando qua il dottore Fontini? Ma signore, la privacy! Sì, sì, dottore, lì si alloggia qui. Anche signora Fontini? La signora Fontini è alla camera di Chanel. Io l'ho venuto, il mio appartamento è sempre pronto? Sì signore, ora vado a controllare. Oh dottor Fontini, vuoi far per sfuggire a me? Io? No! Mister Frey. Temo che voi non pensavate di trovare me qua, vero? Veramente no. Io penso che voi essere più appotecatini per sfuggire mia vendetta. Ah, perché lei pensa ancora me? Allora, mandi a chiamare subito signora Fontini, so. Veramente io sono solo qua a Montecatini, mia moglie non c'è. Signore, la camera è pronta. Chi è che alloggia la numero 19? La signora Fontini. Oddio, no! E la camera dice Dirk che venga subito qui da parte di suo marito. La signora è nel parco, però l'ha detto subito. Qui sono a Montecatini, io temo che voi non essere abbastanza furbo da prendere in giro un americano. Mi posso chiamare, caro? Sì, cara, un attimo solo, scusa. Mister Beck, sono per l'ultima volta. Abbiate pietà in nome di George Washington. Niente pietà, presenta me. Sia. E cara, ti presento un mio carissimo amico, Mister Jonathan Braxton. Di Filadelfia. Miliardario. E mezzo. E l'uomo più ricco degli Stati Uniti è mia moglie. Fortuna, piacere. Parte le mie che io comincio. Scusate, io avrei della corrispondenza da sbrigare con vostro permesso. Piacere, grandissimo, vai, è tutto la sintetica, sono nelle tue mani. Cameriera, champagne! Subito! Sapete voi perché champagne? Ma forse avete sento? No, noi americani quando vogliamo conquistare una bella donna cominciamo sempre con uno champagne. E chi volete conquistare? Voi! Me! Che arriva questo champagne, ancora in ritarda. Ecco lo champagne. Pensavo che lei avesse... Pensavo che non l'avesse già preparato. Sapete dove? Ciao Lidia, tenti un attimo che devo levare questo. Non si preoccupa. Madame, all'abbio, io vi amo! Diciamo! Dal primo momento che mi ha veduta, è stato un colpo di fulmine! Questo non è come Fontini. Io se fossi europeo parlerei di Cinzia Fiorellini, angeli, mare, cielo, monte e tante inutili stupidaggini, ma io deve essere americano, delicato sulla poesia essere dolore. Volete? Volete questo? Oh, che magnifico legno! È com'è? Yes, diamante, diamante! Oh, è meraviglioso, Jonathan! Già mi chiama per nome! Allora è bello che lei mi ama! Yes! Oh, Jonathan, è stupendo! Lei mi ama, io già! Questa è cosa buona, sai, io ho tanti altri giorni che non è visto in casa di mia moglie, dove mi hanno detto? Nella tua camera? Yes. Non dico di no, dico forse. Oh,
non dite forse, dite di sì. Va bene, sì. Volete venire subito? No, subito no. Prima devo fare una cosa, dopo verrò, ve lo prometto. Hai merito, è più molto felice. Io adesso vado a vedere un bei dolori di tutta casa. Ma è Davida. Va bene, bye bye. Prima cosa deve fare? Ove? Ove? Era qui? Sì, senza volerlo ho sentito tutto. Complimenti! Una bella conquista, un miliardario come Jonathan Bex. Beh, almeno non è una conoscenza come il suo amico dottor Frontini. Ci credo. Devo dire che devo reiterare i miei complimenti. Grazie. Siete veramente brava, brava. Mica può essere davanti a un miliardario. Miliardario e mezzo, è comunque calma. Non ancora. Non ancora. No, prima devo regolare un conto con il suo amico dottor Frontini. Ma forse si è comportato male. Malissimo. Malissimo. Ma certo. Quando un uomo parte da solo con una donna, beh, non c'è da sbagliarsi. Chissà dove si vuole arrivare. Ma lui, niente. Una freddezza umiliante. Non mi dico. Sì, allora ho pensato, sarà timido, incoraggiamolo. Così ieri sera ho fatto portare una bottiglia di camera. E ho lasciato aperta la porta comunicante tra le nostre due camere. Ma lui lo sa che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha chiuso la porta a chiave. No. Sì, e dopo un poco si è messo pure a russare. No, incredibile. È la prima volta che mi succede. E ci piace, volevo dire, non le prendo stato di tanto, dopo tutto è un po' di scienza. Scienza, non scienza, io non posso subire un simile affronto. E c'è la vendetta portata di mano. Prezzo. No. Io voglio Frontini, sono Frontini, nient'altro che Frontini, non c'è Braxton che tenga. Ma come ha detto lei, ho detto Braxton, miliardario e mezzo. Prima Frontini e poi si vedrà. Non dirà mica sul serio. Certo che dico sul serio, si tratta del mio orgoglio. Se si sapesse in giro come sono stata ignorata dal suo amico, no. Il suo amico deve riparare. Lui, solo lui e nient'altro che lui. Bell'imbroglio. Una vergogna simile, non oserei confessarla nemmeno a mamma. Ci credo. Ecco. Non c'è alternativa. Luciano, credo che sia Luciano! Luciano, esci! Sono andati via! Sì, sono andati via! E fatta una parola! Dipende solo da te. E che dovrebbe? Innocente. Cosa dovrebbe? Riabilitare per la vera ragazza. Hai capito? Ma di chi sei? Da chi sto parlando? Che ingenuo. Dio te. Sei offesa perché tu l'hai ignorata. E sei messo in testa che finché tu hai fatto lo stesso. No, mi rifiuto! Dovrei tradire un'altra volta mia moglie! Mai! E dopo tutto sarebbe solo la seconda volta! Non è niente che sia una medicina! Per me al mondo esiste una sola donna, mia moglie, basta! Ma te detto come vuoi diventare Peppo, sì o no? Ah, guarda, ti giuro, non avrei mai creduto che fosse tanto difficile. No, trovo un altro sistema, tu mi metti in questo pasticcio e tu mi ci levi. Basta! Ah, no. Certo, il sistema io ce l'ho. Sei tu che lo vuoi mettere in braccio. Senti caro, se io ho tradito una volta mia moglie, è colpa di quella tua maledetta pillola. Ma ora tradirlo una seconda volta. E poi diciamoci la verità, così a freddo, così in modo di freddo, così a caldo. Non esiste, non esiste. Diciamo, sai, ti senti male? No, perché? Sei pallido come uno straccio. Pallido? Sì. Ah, è la bella. Oddio. Stai svenendo, vedi che svenendo. Oddio. Farina. Ma io non mi sento niente. Svenendo, stai malissimo. Mio caro. Le vedi che sono proprio a c'è proprio qui, nel tuo champagne.
Bene, Luciano, bene, credo che ti farà bene. Marina, ma il polso è normale. Ancora pallido. Bene, non già un po' meno. Deve essere stato il pensiero di dover tradire un'altra volta Angelica. Certo. Marina. Francesca. Francesca. Marina. Venga. Intracci la signora Contini e dica di venire subito qua. E se qualcuno chiedesse al dottore Contini, dica che so che sta facendo ginnastica. Ma non mi pare che faccia toccato e vede che sempre comincia a riciclare. Oddio, senti Marina, ma io sono tutto un bollore, ma che cosa mi prende? Questa sensazione non mi è nuova. No, è come quando... Marina, ma che cosa mi hai dato da bere? Cosa ho dato da bere? Devo sommare con dentro una pillola d'acqua. E adesso, mio caro, o tu la vuoi, dato o non la vuoi? Marina, vuoi farmi tradire un'altra volta mia moglie? Era necessario, Dio. No. Non ci riuscirai. Non ci riuscirò. Tu hai detto una pillola perché mi chiudo nella mia stanza e butto le cane dalla finestra. Niente. Non ti riconosco più, non ti c'è.